Siriano Cordoni, lei come promotore di Area Blu Teramo chiede di destinare i 240 milioni di euro per il nuovo ospedale per un'altra finalità. Quale? Ma diciamo che l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale e a livello nazionale dicono che ci sono 240 milioni di euro da spendere a piano d'accio per fare il nuovo ospedale. La nostra proposta è molto semplice, no? Dividiamo i fondi in due parti, 120 milioni sono sufficienti per creare il nuovo ospedale a Villa Mosca e 120 milioni potrebbero essere destinati a Casalena dove fare la Casa della Salute. Al contrario di quelli che dicono di voler fare la Casa della Salute a Villa Mosca dove non ci sarebbero i fondi perché 240 milioni sarebbero spesi tutti quanti a piano d'accio. Noi proponiamo di dividere questi fondi in due tranche, una da destinare per potenziare l'ospedale di Teramo e una per fare la Casa della Salute a Casalena. Non ci sarebbe sperpero di denaro, non ci sarebbe sperpero di territorio e si salvaguarderebbe le due zone dedicate per tale alla sanità teramana. È una proposta che avete formulato nei tavoli ufficiali? No, ancora no, è una proposta proprio di Area Blu, ci confronteremo mano a mano con i tavoli, sarà uno di quei temi su cui creare le future alleanze comunali.